come Bula One, Roby Gigia e Wool Crossing. Bene, ad oggi parliamo un po' delle nostre vacanze, perché siamo puntata un po' sciallo, non scialle, sciallo fra l'altro, perché insomma siamo tutti in procinto di partire per le vacanze e quindi insomma siamo molto curiosi di sapere che cosa vi porterete in vacanza e dove andrete, cosa farete e vi diamo però anche qualcosa di quello che facciamo, che faremo noi. Certo. Faremo forse. Dipende dal tempo, dai bambini. Insomma, i buoni propositi ci sono sempre. Sì. Il borsone carico con le borsette dentro ci sono. Esatto. È la prima cosa che metto in macchina. Che parte, esatto. No, tu dove sei andata? Allora, io ho già fatto un pezzo di vacanza, sono stata una settimana a Creta con la mia pupetta e con Fulvio, e si è stati bene, abbiamo fatto mare, abbiamo mangiato greco benissimo, siamo stati a vedere anche delle spiagge bellissime a nord-ovest, che sono Balos ed Elafonissi, che sono delle spiagge in cui il mare si incanala facendo proprio un po' delle lacune, in cui l'acqua rimane bassissima e chiaramente con col calore diventa caldissima. Piscinette. Quindi, esatto, piccole piscine per i bambini, l'ideale. Tempo stupendo, sempre ventilato, perché lui non si sentiva particolarmente il caldo, motivo per il quale credo di essere nerissima, sono tornata nerissima. E no, insomma, bellissimo, super gentili con i bambini, abbiamo trovato la culletta, il lettino da tutte le parti, insomma, le cose che interessano alle mamme. Vabbè, ti migliorano la vita in vacanza. Esatto, quindi lo scaldapasta. Ma quello no, perché ormai mangia di tutto. Lei ordinava la pita, perché in realtà lei chiama la pizza, quindi la sua idea di ristorante è la pizza, andare a mangiare la pizza. Vedeva passare i camerieri, pita pita, perché lei dice pizza così, e il cameriere a un certo punto vediamo arrivarlo con un piatto di pita e... Ma scusi, chi l'ha ordinato? Lei! Pita 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 pita! E niente, quindi abbiamo mangiato un piatto di pita in più. Però sì, no. Ne basta la pena. Brava Maggio, brava! Hai visto, ordina anche per i genitori. Sì. E niente, quindi insomma abbiamo fatto questo pezzetto di vacanza e poi adesso ripartiremo tra un po'. Bene, insomma, vedremo. Sì, anche noi abbiamo fatto una piccola anticipazione di vacanza di cui ho postato di tutto di più su Vienna, sicuramente avrete visto qualcosa e ho proprio voluto filmare un po' e parlare del viaggio perché anche noi ci siamo trovati benissimo ed è stato un viaggio perfetto a misura di bambino, dove in realtà si sono divertiti i bambini ma ci siamo divertiti anche tanto noi e quindi sì, su Instagram l'ho salvato proprio nelle storie in evidenza, se siete curiosi della nostra vacanza. Sì, perché insomma, presto tardi. Sì. E tu? Io non ho fatto vacanze. Ma non è vero, sei bugiarda. No, non è vero. Scusami, a Disney non ci sono. Ah, va bene! Va bene! Era quest'estate! Non c'era già estate! Ti abbiamo vista! Sì, no, vabbè, sono stata a Disneyland e niente, Tommaso si è divertito da paura. Sì, io no. Bellissimo, no. Infatti, no. Bello, bellissimo, sì, entri lì, sei proprio in un'altra dimensione, proprio in una favola. Bello. Vale la pena portare i bambini, veramente, sì. Bello. E niente. Ma come preparate la borsa del vostro knitting quando come partite? Lo preparo? Allora. Qual è la prima borsa che preparate? Ma per fare le vacanze? Sì, cioè tu vai in vacanza. E cosa preparo? Il primo pensiero. La borsa. Okay. Cosa mi porto da lavorare? Ecco, è un mese che ci sto ragionando. Perché, non so se lo fate come, ma io ho tipo liste per tutto, per me, liste per Mati, io no. Io vi faccio vedere una cosa da lontano, ma cioè, no, se devo fare la sento, ti no. Cancello dalle mie amicizie. Peggio, vi faccio vedere, lo confesso. Cosa fai? Nessuno sa. Io non faccio liste, cioè faccio solo la lista della spesa. Io faccio post-it virtuali. Davvero? Sull'applicazione Sticky, mi sembra si chiami.
faccio vedere così da lontano perché mi vergogno troppo. Ognuno di noi c'è quella mia, la lista delle cose mie, la lista di Angelo, la lista di Sandro, la lista dei lavori a maglia, dei regali che devo La portare lista e dei dei lavori a maglia è capi. leggermente più sproporzionata Sì, è rispetto quell'arancione. E non è completa. Ma questo Comunque, è il e lavoro a poi, maglia che ti vorresti portare? sì. Sì, perché Stai in ferie vabbè, ora tipo poi 4 vi mesi. racconto, ma Ok, poi ci diciamo racconti, che sì. devo sentirmi tranquilla, che devo poter lavorare a quello che voglio in base al Quando voglio. Ah, momento. certo. Sì, no, quello è vero, ci sta. Quindi, viaggiando in auto è il privilegio che No, io ho. vomito. Ah, no, ma no, a parte che lavoro molto volentieri mentre Giorgio guida, No. però proprio anche il discorso di carico, perché è chiaro che se vai in aereo devi un Ah beh, quello sì. po' ridurre il No, no, io bagaglio, ma parlavo viaggiando in di macchina io mi carico, invece. ho proprio un cestino di roba della maglia. E poi c'è anche i capi a maglia, cioè quelli realizzati, perché avendoli un po' sparsi qua, un po' sparsi a Ah, casa, certo. allora Sì. mi organizzo e questa è la mia. Tu hai liste? Ah, sì, Sì, anche io lei. faccio liste di tutto quanto, devo dire che purtroppo col tipo di vacanze che faccio io, quindi molto movimentate, in cui non andiamo mai in un posto, ci stiamo una settimana, a parte appunto Creta, Non porto sempre porti un po' troppo. poco. Cioè porto una roba a cui sono sicura che posso lavorare, che non richieda troppi gomitoli, troppi ferri, troppi marcapunti che Ottimizzi. poi sì, ottimizzo così anche perché sapete che io non sono tanto capace a fare tante cose tutte insieme perché poi le lascio tutte a metà. Allora dico vado avanti su questo così poi No, ma sono già a anch'io buon poi punto per porterò quelle finirlo. mie 4-5 cose, ma tanto farò sempre solo una. La Però cioè, proprio non posso staccarmi. Sì, sicurezza. sì, sì. Sì. Guarda, devo dire, io a Creta mi ero portata solo il gomitolo di raffia che questa signorina qui presente mi aveva detto, guarda, lavorano da dentro perché poi tende un attimo a esplodere, Esplodere. no? Però se lo tieni, guarda, in un sacchettino molto ben contenuto, vedrai, non ti succede niente. Il pacchetto è entrato nella valigia a Torino e uscì a Milano, è entrato, è arrivato a Creta, è uscito, Esploso. cioè, un piatto di Esploso. spaghetti credo fosse più Però ordinato. vi faccio vedere, non dico una menzogna. Io lo metto qui, questo è il Una mio gomitolino. Sta, è menzogna. il terzo cappello plemmirio che faccio. Lo inserisco in una bustina così piccolina e non tolgo la fascetta. Ora non lo tiro fuori da qua. Ah, è perché tu Hai hai tolto la tolto la fascetta? fascetta? No. No. Ah. Non so, alla fine scorre, Ma cioè ogni no, perché tanto probabilmente, si. cioè, toccandolo da fuori, magari sai, lo infili, lo fai, Eh vabbè, sì, però non devi schiacciarlo, non devi non è fare un niente progetto da me. No, certo. perché. Sì. Comunque può Non dovevi esplodere. farti. Cos'è che dovevi? La borsa? Non farmi la borsetta. Sì, oltretutto non essendo cioè, adesso proprio parlando per parlare, non essendo un asso di uncinetto, ho detto: ma sì, faccio delle spirali sempre più grosse fino a quando poi faccio un pannello. E Pannelli. niente, quindi in realtà ho cominciato a fare questa spirale, ma a un certo punto, probabilmente negli aumenti ho aumentato troppo e quindi si è arricciato tutto. Solo che nella mia testa ho detto, ma sì, magari vado avanti così diventa più pesante, lo tiro, poi praticamente è tipo un cono, è diventato, sai, di quelle coppette da Sì, gelato forse è e aumentato quindi troppo troppo rapidamente. rapidamente e quindi adesso in realtà devo trovare il coraggio, perché è quello che mi manca di sfare e Vabbè, di portalo qua. ricominciare a, insomma, Diciamo fare che una cosa. tendenzialmente per fare il tondo tu fai, vabbè, il Magic Ring, poi fai le tue sei Eh maglie sì, io sono partita all'interno, con poi quel modellino raddoppi lì. e poi ogni volta però fai una maglia bassa e un aumento. È tutto il giro così. Il giro dopo due maglie basse e un aumento. Il giro dopo ancora tre maglie basse e un aumento. Io non Vai mi sempre ricordo un se poi a un po'. certo punto mi Ha perso il fosse conto. andato. Sì, no, nel senso che Era in poi non era più vacanza. proporzionato. Sì, poi considerate sotto l'ombrellone, con Matilde che non voleva dormire, il casino della piscina. Vabbè. Insomma, comunque, forse a questo punto per dopo le vacanze avrò una bellissima borsa di paglia, chiaramente autunnale. No, Ma chi vabbè, l'ha chi lo sa, detto? magari la usi, la sfoggi direttamente in. Dov'è che vai? Dove che vai? Andiamo in Malesia e faremo un po' di città, facciamo Singapore, Kuala Lumpur e poi ci concediamo qualche giorno al mare. Però insomma saranno spostamenti abbastanza quotidiani, quindi barche, quello e su e giù. E quindi non so quando avrò proprio tempo di mettermi lì a lavorare la maglia.
Però ma ti vediamo. tocca. Mi tocca. No, vabbè. Nei momenti di relax. Armati un po' di pazzesco a fare. Fatto. E tu? Dove cosa? Vai? Cosa io vado, porti? Cosa porto? Porto, non lo so, no, porto, devo dire cosa porto. Ah sì, okay, certo. Beh, la lista della spesa. Io la lista, allora, vabbè, perché mi porto Satawal della Midori. E poi porterò Ammon Crop Top, che farò vedere dopo, che è già iniziato. Poi porterò Nola. Della Libby Jones, che tu hai finito, sì. Che io farò... Tu non mi ricordo che filato... Il Sesia Lux. Ah sì, il Winter Flux, quello con cui hai fatto il My Ball Lollipop. E basta. Che bravo. Poi... Siete... No, ne ho una, due, voi siete, tre. Diciamo... Però aspetta, perché poi mentre sei a casa misurate. Ci fanno... Ma mentre ci sono... Ma ancora quello da finire, così ma finisco, poi faccio quindi... Ancora devi da aggiungere. Sì, sì, okay. Sì. Infatti, vedi, c'è un pallino qua. Boh, vedremo. Lo spazio. Bene, bene. E io, appunto, come tu dicevo, porti? Intanto andrò in macchina, questo cosa ho detto. No, vabbè, poi magari sfoltisco un poco, però adesso ho proprio idee bellicose. Okay, io andrò prima in Abruzzo, farò il giro nonni. Giro nonni. Nonni in Abruzzo e poi nonni in Sicilia. Ok. Quindi scendiamo per l'Italia in macchina fino ad arrivare in Sicilia, ci fermeremo un po' lì e poi torneremo su a fine agosto. Beh, fine agosto. Monti e mare, in quest'ordine. Ci sta, giusto. E porterò, allora vi confesso, porterò una maglia che è destinata alla mia mamma, che spero mi... Cara mamma. Cara mamma, per favore. No, allora, perché dovete sapere che mia mamma, forse non so se ne ho parlato già, ma non lavora costantemente durante l'anno, però quando siamo insieme si ispira tantissimo, è brava, molto precisa, ha una mano perfetta e soprattutto voglia tanto di fare. Se vede me lavorare, quindi quando vado io giù viene lei a trovarmi a Torino e mi chiede continuamente cosa posso fare, cosa posso fare, dai dimmi che progetto cominciare, e io ho la risposta pronta. No, le maniche, ah, okay. Sa usare, cioè sa fare anche Magic Loop, brava, è una brava allieva, bravissima. Una brava allieva. Sì. Però no, le darò il mio Liken, che ho fatto tutta la parte divertente del disegnino, ce l'ho qua, forse sì, che l'ho portato. E ho fatto tutta la parte superiore, che è bellissimo, sì. Mi piace un sacco, veramente tanto, fantastici. Mi piace i colori, il filato, tutto. Solo che ho diviso già le maniche, ho fatto già la divisione delle maglie e delle maniche. Le farò fare il corpo, quindi chiometri di maglia rasata. Per lei. Dai, ma così si allena, non ma sì, mano. Poi lei è felice perché in realtà le piace proprio l'idea di spruzzare senza pensare troppo. Per cui ho già la risposta pronta e sono sicura che mi aiuterà. Bello, hai scelto... Sì, mi piace sempre tanto. Questo colore acceso. Sì, ma cioè, a me i colori accesi piacciono. In genere non vado sui discorsi del fucsia, vado magari più sugli arancio oppure... mi piacciono molto i verdi, verde smeraldo, i verdi accesi, il giallo, ma devo sono dire carino, che molto sì, bello, sì. Mi è piaciuto. Quindi lui, porterò vabbè, gli Shanghai di cui ho parlato nella puntata precedente per finire il calzino per Sandro, porterò il Be Strong che voglio terminare, porterò un po' di cose da terminare. Sì. Quindi progetti che già ho in corso, ma anche... Un avvio a sorpresa e poi volevo fare un altro principe a ranocchio per una mia amica che ha avuto un bimbo. E la mia missione è finirlo prima di arrivare in Sicilia, quindi... C'è cominciato... Beh, non è ancora parte... avviato. Ok, allora lo avvierò questa settimana. Avvierai... Entro questa settimana inizio e poi spero il viaggio in macchina. Pensavo volessi fare il viaggio in macchina. Sì, no, però già intanto me lo imposto, così... Ok. Beh, sì, mi preferisco sempre avviarli, non avvio mai proprio in viaggio, ma avvio sì, anche solo la notte prima. Non va, poi mantieni, sì, no, vabbè, così non devo una pensare le maglie, comunque, cioè esatto. Me lo imposto là e poi così parto. Dai, ok, allora questa sfida. La sfida, prima di arrivare in Sicilia arriverò il 12 agosto. Sì, no, taglia 12, 9-12 mesi devo fare.
No, però ti fermi in Abruzzo. Cioè, eh beh, certo. Era da fare tutto il viaggio. Proprio per quello, secondo me, potrei farcela, se mi concentro. Se no mi disperdo. Poi mi porto un po' di raffia, certo, perché a me invece la raffia mi è piaciuta così tanto e i cappellini vanno con piacere. Lei farà una bancarella. Io faccio la bancarella dei cappellini, ce n'ho uno blu. E il terzo. E porterò ancora, voglio farlo... Vabbè, non lo dico perché è una sorpresa, però voglio farlo anche per un regalo. E poi, sì, voglio portare il Kavung, devo terminare, un po' di robe da terminare. E quanti ne hai, quindi? Mi sono persa. Allora, così come stanno le cose, 7. Però può darsi che se ne aggiungerà qualcuno. Ma io li porto, chiaramente non lavorerò su tutte, sicuramente, perché cioè, o lavorerò su tutte ma non porterò niente finito, quindi vedremo come vanno le cose, ma io devo averli, visto che ho la possibilità di viaggiare in auto. Cioè. No, ma ti capisco, perché anch'io non lavorerò. Anche perché poi c'è il modello, quello che va, e quindi da chiacchierata serale, senza problemi, il modello di piccole dimensioni che magari ci puoi lavorare in macchina. Il modello da ombrellone, il modello da serata che proprio mi voglio mettere lì, mi voglio impegnare. Insomma, tutti i livelli della maglia concentrati. Sì, poi sono troppo abituata ad avere le mie risorse con me, cioè io sono qua dentro e mi guardo, posso attingere, quindi devo avere un po' la sensazione di essere sempre capisco. Sì, sì, del mondo. Perché non si sa mai che mi può servire. Quel gomitolo sì, lì. Sì. Ecco, una cosa secondo me avevo pensato, perché già avevo quasi dimenticato che porto i progetti in corso, ma anche il filato, perché io non tengo tutto nella stessa bustina, cioè tengo un gomitolo con cui sto lavorando e poi da parte ho tutto il mio arsenale di gomitoli, dei progetti. E devo ricordarmi di prendere il quantitativo necessario, perché per esempio il Liken lo stavo portando via, secondo me così, con un solo gomitolo, e la mia mamma poi non avrebbe potuto andare avanti. A quel punto non sarebbe stata colpa sua. Va bene, sono così. Tanto è la prima cosa a cui penso, prima ancora del... Sono sincera, prima della valigia dei bimbi. Ma anch'io. La mia knitting bag, poi c'è la valigia dei bimbi, poi la mia per ultimo, quella dell'abbigliamento vestiti. Sì, tanto stanco. Va bene, due cosine. Avete finito? E cosa avete finito? Tu cosa hai finito? Tu cosa hai finito? Allora. Oh, ce l'abbiamo fatta! Allora, ho finalmente finito il ranuncolo. Wow! Emozione! Allora, devo dire che mi è piaciuto tantissimo, che non è stata colpa mia, non del tutto, il fatto di aver rallentato così tanto, insomma, il processo. Tra un viaggio e l'altro. Esatto. No, ma soprattutto perché a un certo punto ho cominciato a fare la costa per, insomma, la parte finale, quindi la costa, per poi accorgermi che non mi sarebbe mai bastata l'alpaca che avevo. Quindi, da che ne ho parlato con Fede, che abbiamo visto che c'era, era disponibile, ma poi chiaramente tra lavoro, una cosa o un'altra, non sono riuscita a passare immediatamente, e quindi mi sa che una settimana buona me la sono giocata di rinvii, e finalmente ho avuto la possibilità di terminarlo. Sono molto contenta perché in realtà è rimasto in realtà una mezza misura rispetto a come mi sarei aspettata, però l'ho provato e insomma va proprio sopra i pantaloni, quindi comunque non è corto. Bellissimo. Quindi non è corto. La manica, alla fine, andando troppo avanti, ero così concentrata nel volerla finire a tutti i costi che l'ho terminata semplicemente chiudendo le maglie, quindi senza fare il palloncino che richiede il modello, oppure neanche tagliandola dritta. Alla fine, negli ultimi due giri, ho fatto qualche diminuzione e poi ho chiuso in modo che rimanesse un po' a palloncino. Sì, un po', sì, quell'effetto lo fa. Esatto, ma poco. Diciamo che non è comodissimo filarci la mano perché non è essendo elastico, rimane un po' così, però insomma l'ho fatto abbastanza comodo. E niente, sono altrettanto contenta perché ho visto che con il filato avanzato ci uscirà sicuramente un cappellino, che sarà alla fine un pandan, e ne avevo già fatto uno quest'inverno, sempre usando questi filati, quindi l'alpaca
il Mohair Lux, ma Rosellino, un malva, sì, bello. E di Petit Knit, che si chiama Anterat, mi sembra, sì. Una cosa così. E insomma, l'ho messo tantissimo tutto l'inverno, super caldo, quindi ho deciso che lo riproporrò poi anche per il prossimo inverno. E niente, alla fine ho finito solo questo, però. Bene, allora, i tuoi finished objects, il mio è il, inizio da questo, il Tegna della Hunter. Oh, ecco, bello, carino, molto, sì. L'hai già anche lavato, bravo. Lavato, sì, hai fatto già tutto. Bellissimo, bello, sì. Molto bello con questo colore che hai, sì, scelto, bello. Sì, questi filati... Meritano. Americano. Dove, sì, si cade fuori dalla spalla, sì. No. Indossato? Sì, sì. Cioè, ok, non riuscivo, sì, a capire. No, pensavo la spalla, il giro, io... collo. Sì. Molto bello. Brava, molto Bobby. Bello. Sì, sei, sì, pronta per l'autunno. Sì, anche perché qua c'è una piccola percentuale di cashmere, quindi adesso è impossibile metterlo. Sì. Poi soprattutto in questi giorni qua, no, si crepa dal caldo, sì, caldissimo. E niente, ho usato questi filati che sono Legacy Fiber Arts, che sono americani, di mamma e figlia. Questo sì, l'avevi presentato, sì, nel primo episodio. E niente, è bello vedere man mano finiti i lavori. Yeah, brava. E bom, basta. E hai altri finished object? Hai dei suggerimenti su... No, anche perché questo qua, se non sbaglio, è stato lavorato veramente con tutto. Sì. Dal... sì. Con il tipo di filato, intendi? Sì. Volevo solo vedere... un attimino, però... No, ma anche perché è una piccola... non mi ricordo se l'avevo scritto. Percentuale di cashmere, quindi... Sì, infatti. Tegna, intanto io cerco, Tegna o Tegna? Tegna, ok, penso, sì. Ecco, passo qua. io lo chiamo Tegna. Tegna. Ma mi sa che è il nome di una città, se non sbaglio. Avevo sentito un podcast dove intervistavo... Vabbè, vedi, hai lavorato con la Madeline Tosh. Con... Tu hai usato proprio il filato che ha usato lei? No. Ah, no, ok. No. No, uno a caso. Alternativo. Sì. Ma la Brigo, la Queen's & Co. Sì, insomma. La, sì, vabbè, so anche qualsiasi... la Austin Garn. Sì, 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 sì. La BC Garn. Di tutto. Sì, di tutto. La Edgehog, soprattutto la Sock. Quindi sì, sì, è stato, sì, usato veramente... Io addirittura l'ho Ci sono 4200... almeno... su Canapa. 4.282 progetti, quindi... Ma perché continua a essere... Di che anno è? Forse di 2 anni fa? Io ho lanciato il CAL l'anno scorso, ma forse c'era già dall'anno prima. Dove si legge? C'è scritto qui... 2017, maggio 2017. Ah, ok, maggio 2017. E comunque è ancora tra i, sì, progetti tra i più... Sì, più, 20, mi più, più, insomma, più cliccati, più, più gettonati, più scaricati... Bene, e hai altri? Questo qui, The Chain, bello, sì, di Leila Rabe. Mm-hmm. Ho usato la Lang Lino, sì, bello, il colore è anche stupendo, sì, questo grigio, sì. E poi questo si va velocissimo, sì, questo va velocissimo, l'ho fatto con un 5, se non sbaglio, sì, un 5 e mezzo, io col 5 e mezzo, no, forse con un 5, allora, bello. Molto veloce, molto estivo, molto... no, quello lo sfrutto veramente tanto. È cucito, sì. Cucito, molto... sì, ecco, l'unica sono pecca. Sono pannelli. È questo che è cucito, però bello. Si fa molto veloce, veloce. Bene. Parlo dei miei? Parla dei tuoi. Vabbè, uno è qui, indossato, ed è il My Boy Lollipop che avevo presentato nel scorso episodio in lavorazione. È stato un progetto velocissimo, come dicevamo prima, e non mi dilungo perché ne abbiamo già parlato. L'unica cosa che vi posso suggerire è, diventa un po' morbido qui nella scollatura, quindi forse avrei preferito, non dà indicazioni di usare un ferro più piccolo per avviare.
E forse l'unica cosa che vi suggerirei è di avviare con un ferro più stretto perché è una grana di riso, non è una costa, quindi non tende a chiudere, ad Perché a essere te dà fastidio che elastico. sia così largo? No, non è che mi dà fastidio, però ogni tanto mi si vede la spallina del E non reggiseno. ti garba? No? Preferisco sì, No, evitare, ok. cioè non mi piace tanto che si vedano le spalline del reggiseno, quindi preferivo una vestibilità un pochettino più fitta, più Stretta. stretta qui, solo quello perché mi piace tantissimo. Lo trovo molto femminile, ho trovato vabbè, questi Vabbè, ma metti il pantaloni reggiseno a fascia. perfetti. Boh, ho risolto il Sì, problema. potrei anche, però secondo me ci sta. Una misura, mezza Misurina. misura, solo per l'avvio. Beh, è proprio per il punto Sì. che tende ad allargare, perché essendo grana di riso non tiene bene. Certo. Quindi questo, ci ho messo questa spillina che mi hanno appena regalato. Carina. Me l'ha regalata Cristina, carina, e sono le Le bambocce bambocce. e sono delle ragazze a Genova che le realizzano. Carine. Sono troppo carine. Grazie Cristina. E poi l'altro progetto, sono andata, ho giocato facile, diciamo, progetti veloci. Questo vabbè, il Satawal che ho presentato per il CAL, è un modello della Midori Rose. In 2 giorni l'ho fatto Ferri 6, un filato bello grosso, che ora qui non ho comunque Rowan ma Cotton, ed è molto carino perché alla fine tutto si svolge in questo bordo particolare che sembra quasi un macramè, dice la Midori nelle note, e che è solo realizzato da gettati, maglie prese insieme Ah, e quindi maglie allungate, cioè qui nella sezione. In questa sezione al centro ci sono le maglie allungate. E poi, questa era una piccola chicca che ora lo stavo vedendo qua, non è un progetto per cui il davanti e dietro sono uguali. E siccome poi utilizzandoli comunque un po' prendono le forme i capi, no? E allora tutte le volte quando prendi i capi che hanno la stessa vestibilità davanti e dietro non sai, non ti ricordi mai da che lato l'hai dove hai indossato. messo E allora ho messo un un bottoncino bottoncino. sul dietro, un bottoncino carino del Textile Gardens, dove c'è scritto Made with Love. Carina, sono Sì, un'etichetta. mi piaceva un po'. Cioè, questi bottoncini li ho presi già da un poco e pensavo di farne quest'uso, non l'avevo però mai poi applicati. E questa volta l'ho fatto. Bene, Arriva sempre il momento bello. giusto. Certo, bisogna solo aspettare. Sì, infatti, con pazienza. Questi sono i finished objects. Bene, bene. E invece adesso vi presento il mio nuovo Whips, il mio nuovo Whips. Whippas. Ci vuoi parlare anche della borsetta? Allora, la Che borsetta è carina, una knitting infatti. bag super, super, super carina, veramente ben Bellissima. rifinita. Devo essere onesta, sono veramente contenta. Con una comodissima maniglietta che si può anche togliere nel caso in cui abbiate poco spazio e la dobbiate arrotolare. Con questo super carinissimo cernierina con il gomitolino con scritto Carino. yarn. Poi ho scelto la fantasia con gli orsetti polari che mi fa subito tanto lana, mi fa subito tanto inverno. Dentro è ripresa questa Questo fodera in colore è pandan bellissimo. con i vestitini dell'orsetto, super carino. Queste le fa Marta, che ha uno shop su Etsy e su Instagram e la trovate come Chameli Design. Poi sotto vi lasciamo comunque Molto i bella. riferimenti, ma soprattutto la cosa meravigliosa è che qui dentro ci stanno 5 gomitoli pieni, nel senso che ho smatassato, adesso ve le faccio vedere, le mie 5 matassine per fare questo progetto e Mia. ci stanno tutte Incredibile. quante senza Sì, ce appesantirlo ne troppo, starebbe ancora quindi qualcuna, sì, secondo magari. me ancora qualcosina ci starebbe, per cui insomma, carino, dentro ha delle taschine in cui si possono riporre i ferri, molto capienti, molto profonde soprattutto, perché il problema è che spesso sono poco Corte. profonde, quindi tende a rovesciarsi. Invece così Ah, la questo roba non va bene conosco. dentro e non si perde. Tutto questo dà per dirvi che il mio work in progress è il Vertix Unite di Steven West, è uno scialle che associa dei trapezi a dei triangoli e chi più ne ha più ne metta. Questo è uno dei capi realizzati.
ce ne sono tantissimi. La cosa meravigliosa, secondo me, dei progetti di Steven è che puoi usare gli avanzi, puoi usare dei gomitoli nuovi, puoi usare mille Sì, colori e è comunque vero. verrà sempre un risultato stupendo. Io mi ero innamorata di questa passiflora di Malabrigo. Però non essendo, diciamo, molto addict del genere, non sapevo bene come smorzarla con qualcosa che potesse più adattarsi a quelli che sono i miei gusti classici e quindi alle cose che, insomma, Sì, i metto di colori che solito, porti metto di solito. normalmente. E quindi ho trovato in realtà della Malabrigo questo che è il color pearl da abbinargli per una sezione e poi sono riuscita a riutilizzare questa Madeleine Touche Viola che avevo utilizzato già per il collo della Coqui Sì. che era quello tricolor coal, una cosa del Sì. genere. E mi sono accorta che poi alla fine ne avevo usato pochissimo, quindi la matassa è ancora tutta intera. Ci ho unito sempre della Madeleine Touche questo color malva scuro, che secondo me sta molto bene, e poi questo chiaro sempre della Malabrigo, Malabrigo. sì, credo della Malabrigo quelli sono Mechita e lui è Sì, Arroyo. questo qui è un arroio. E insomma, praticamente questo scialle si compone di tante sezioni, alcune possono prevedere un colore unico, altre colori insomma uniti insieme, Abbinati. abbinati, ma in realtà credo che sia abbastanza libera scelta, nel senso che ho visto molti modelli che magari la parte che lui consigliava di fare in tinta unita l'avevano fatta invece con più Sì, colori, quindi insomma veramente è da proprio giocarsela. da. Ho cominciato l'altro ieri, chiaramente, Ullala! È chiaramente la bellissimo, cosa questo abbinamento meravigliosa è è veramente che non avevo meraviglioso. smatassato il color pearl perché ero convinta di avere a casa un colore che potesse, insomma, somigliargli, eccetera, eccetera. E chiaramente quando ho dovuto mettere su i punti mi sono resa conto che invece no, avevo proprio bisogno di quello, peccato che fossi a lavoro e quindi non è che avessi anche la possibilità di avere uno smatassatore e quindi ho fatto il metodo della nonna con due sedie, mi sono messa a smatassare, infatti il gomitolo è bruttissimo, è tutto tondo, col filo tirato, orribile, però insomma. Si arriva, è molto Sei riuscito semplice a perché in spartire. realtà c'è un aumento ogni 4 giri con l'alternanza del colore e arrivati a una certa dimensione poi si andrà a diminuire per fare questa forma trapezoidale. Lo scialle è proposto in due versioni, una più piccola e una più grossa. Io ho deciso di fare la più grossa, nonostante in realtà anche la piccola È grossa, era è ma lui grossa, nel comunque li senso fa che. grossi. Infatti col senno del poi sono un po' in dubbio se No, fallo farla grosso, grosso. però grosso ho pensato anche proprio come scialle, Sì. più che solo come sciarpa, proprio anche come elemento decorativo potesse essere una buona cosa. E quindi niente, vado avanti, poi vi farò sicuramente un video focus perché c'è un passaggio un pochino complicato, perché queste sezioni vengono unite, non io pensavo all'inizio verranno cucite alla fine, e invece no, quando si finisce una si riprendono le maglie dalla sezione che si è già completato e si Riparte. riparte appunto con quella nuova. E quindi ci sono dei passaggi che comunque vengono ben spiegati nel pattern con delle piccole fotografie, ma se riesco vi faccio un video così ce l'avete. Bello, bellissimo, brava. Bene, grazie. E tu a cosa stai Io sto lavorando? lavorando a Odissei della Locatelli. Ormai mi sono lanciata con la Locatelli. Bello, Ma sta facendo un per sacco di cose belle. sì, in effetti No, ancora l'avevo che. iniziato, poi ci sono state altre cose. E quindi niente, sono ancora qua, ma adesso ci rifaremo. Adesso è passato tutto, ci si rifà. Questo. Dai, Bello, è sì, già a buon dai, dovrei averlo punto. finito. Sì, adesso cosa c'ho Fai ancora? la ripetizione in più? Sai che Sì, ero se riuscita a ho. far Sì, entrare una dipende se ho ripetizione in più? filato perché l'ho dovuto tagliare. Perché anche a me si era. Si No, si era era un un pappino. po'. Sì, si Questa è la era. seconda. Sì, Sì. allora il pattern originale ne mette ancora solo una. E io ero riuscita a metterne un'altra, cioè quindi fare quattro Vedi perché motivi. mi si continua tutto a svirgolare sto. E quindi. L'hai preso da dentro? Da fuori. Fuori.
Sì, forse. Devo prenderlo da No, dentro. però no, no, in realtà dipende No, ma perché perché il l'altro è a posto, mio. Sì, quindi. ma poi dipende No, perché il problema di. Cioè, è un gradient e quindi devi prenderlo da dove vuoi, dal colore che vuoi cominciare. Se vuoi cominciare dal certo. chiaro. Sì, E no, non vabbè, poi avevo. tutti questi qua della Yumi, alcuni iniziano, cioè esternamente sono chiari, alcuni invece sono internamente chiari, quindi Ah, dipende dal sorpresa. gomitolo. Ah, ok, Non no, 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 tutti no. sono fatti allo stesso modo. E quindi niente. Beh, Questo. dai. Brava. Sì, dai, spero prima di partire di Sì, dai, poi finirlo. va abbastanza veloce Sì, che no, hai quello va avuto un po' veloce, di sì. Ho problemi personali. avuto un po' di problemini e quindi. Vabbè, E poi hai altro? poi io altro? Sì, vado sempre io. Facciamo Sì, uno e uno. Ah, vuoi uno? sempre io. Va bene, se vuoi Devi faccio io. riordinare. Dai, Infatti, vai, sì. vai, così mi riordino. Allora, io vi. No, no, come sempre, non lo posso scegliere, ma vi voglio parlare del confetti. Confetti cardigan. L'abbiamo lanciato per un call qui a Wool Crossing dedicato allo sticking, perché è un cardigan, ma viene lavorato in tondo. E poi viene fatta la lavorazione così, di questi punti, questa lavorazione a colori, e in questo punto poi applicheremo, cioè eseguiremo un taglio, proprio apriremo Mamma la mia, sono già maglia, tutta la organizzata. Ma lascia trasformeremo stare. da una maglia fatta in tondo a un Io poi ce l'ho cardigan. nero. Quindi è peggio. Ed è tutto è realizzato, il colore, cioè il filato principale è Tocchiamo la così. Jamison of Sì. Shetland, perché per questi tipi di lavori c'è bisogno di un filato che è bello, si aggrappi un po', che è un po', A sostegno. sì, che dia sostegno, e le fibre tendono un po' ad amalgamarsi magari con l'uso, a unirsi in modo da effettuare il taglio e non perdere tutte le maglie. Non si potrebbe fare mai con un superwash, mai con una seta. Per cui per questo call ci siamo abbastanza attenute sì, All'originale. all'originale. Quindi si tratta di Jamison. Ora vi faccio vedere, sì, i miei colori. No, vi faccio vedere l'altro così. Quindi questa è un'altra combinazione. Tra l'altro ci sono tantissimi colori. La Jamison è Sì, ho meravigliosa visto. perché ha una vastissima gamma di colori. E la stiamo abbinando al filato Mayak e lo Yak Silk. E anche qui l'abbinamento di un filato un po' più sottile e di seta viene suggerito proprio dalla designer, ed effettivamente funziona molto bene perché soprattutto nella scelta del filato principale chiaro non si vede nulla, perché dietro abbiamo tutti i passaggi di fili che davanti del lavoro in Tu li questa fai maniera ogni non si tre? vedono. Sì, va passato il filo e Ogni tre? va, sì, ogni 3 o 4 l'ho variati per non avere i Sì. passaggi sempre nello stesso Sì. punto. È una lavorazione molto semplice perché il disegno è solo un quadratino. Però nella parte del raglan c'è da tenere un po' sotto controllo gli aumenti, e quindi man mano che aumentano le maglie, chiaramente si crea lo spazio per eseguire un quadratino extra. Quindi bisogna stare solo un po' attente a Bene, questo tipo di allora. discorso. E la designer è Sonia Bargelowska. Che Ah, lavora adesso aspetta. per la John Arbor Textile, Beh, che è una ditta inglese nel Devon, abbiamo visto anche a Edimburgo, Edimburgo. erano gli sponsor, Sì. esatto. Quindi sì, il modellino è contenuto in Pom Pom Magazine. Pom Pom Sì. Magazine, il numero 8, la primavera 2014, è stato pubblicato nella primavera 2014 ed è un ebook, credo ci sia anche il cartaceo, non so se è ancora disponibile. Comunque l'ebook contiene tantissimi bei modelli, per cui vale la pena acquistarlo. Acquistarlo, è Sì. vero, E è vero. tu, che Allora, un altro lavoro in altro corso? lavoro. Come avevo già detto la volta scorsa, mi sono data all'uncinetto. Ma va, non ne sapevo niente.
Come mai? Allora, io sto facendo Ammon Crop Top di Ilaria Caliri. Caliri? Ce l'hai qua da far vedere come viene finita. Sì, Così Fede la fa vedere finita. E intanto io faccio vedere solo l'inizio. Allora, la sto innanzitutto la sto lavorando con un Sesia Jeans. Uncinetto 3,5 e questo è il mio inizio. brava. Brava. Dalla coperta alla maglia è già un salto di Sì, qualità, guarda. scusa, eh. Sì, poi qua ci sono i ventaglietti, Sì. quindi ci sono. Va bene. Brava. Questo sarà uno dei progetti che porterò in Sì, poi l'uncinetto in vacanza. vacanza è sotto l'ombrellone, non è Sì. comodo perché hai solo un cin... cioè, hai solo uno Sì, vabbè, strumento in ma mano. sì, per te che sei capace, ok. Questa è la maglia, Questa è la falla maglia vedere tu. finita. Scusami, te l'ho presa al contrario. Ok. Sì, infatti. Si parte da sotto, quindi Si abbiamo parte da capito. sotto, quindi top down, Bottom up. bottom up. Eh Bottom sì, da up, sotto, sopra. sì, scusate, sono svegliata stamattina alle 4 Bello, comunque. E quindi bello. Tra l'altro sì, Ilaria Caliri la trovate su Instagram come Airali. Ed è molto Sì. molto brava con gli amigurumi, ha Beh, sì, è fatto un bravissima. sacco di pubblicazioni molto molto carine sugli amigurumi, quindi Facciamo vedere. principalmente troverete tanti pupazzetti simpatici e divertenti. Ho Ai, messo gli Rali. occhi su un panda con la borsina e lo spuntino di bambù, il germoglio di bambù nella borsina, mi sa che dovrò farlo. No, ora stranocchio. Sì, anche Sono benefica delle ranocchie, robe ce n'è stupende. davvero Aveva tanti, fatto molto anche una belli. pubblicazione di Natale con Sì, tutti i pinguini, era stupenda quella lì. molto brava Ilaria. Poi ha un bel modo di presentare le Sì. cose, Bene. sì. Bene, ci Vabbè, lanceremo anche con gli amigurumi. adesso non Ci esageriamo, arriviamo. Va infatti. bene, e qui non è Non ce la si cosa. fa, vero? Non è cosa. Lo Non è sapevo. cosa. Va bene. Alla prossima. Alla Vi prossima. parlo, Fede, tu hai No, io un'altra? sai, un Ok, progetto alla volta, va non bene. vorrei mai Vi parlo troppa solo roba. velocemente perché sarà uno di quelli che porterò in vacanza per terminarlo, perché è davvero da un po' di anni che gira tra i miei UFO, Unfinished Projects, Unfinished Object. E si tratta di Alchimia Floreale, Ah, ok. un mio pattern, un mio disegno. Vi metterò la foto per farvelo vedere terminato. È Io un cardigan intanto. aperto con un davanti abbastanza pronunciato in modo tale da avere una Ah, ok. sovrapposizione abbondante. È fatto a maglia rasata in questa direzione, davanti i due davanti e le maniche, e il dietro invece ha questo motivo a trafori. Un po' con diciamo un po' più lungo dietro, che fa una curva dietro. Da qua non si capisce tanto bene, ma vi farò vedere il capo terminato nella foto. E adesso a breve lo troverete anche su Ravelry. Ho già tutto pronto, devo solo pubblicarlo. Eh sì, devo finirlo Ok. perché ho deciso che devo terminare qualcuno Qualcuno. dei progetti, soprattutto quelli che è da anni questo, perché poi finita la stagione passa la lana Sì. e quindi rimane lì per l'anno dopo. E questo credo sia la terza estate, quindi Madò, lo è da voglio indossare. finire. Sì, Sì. i filati usati che non vi ho detto sono la Betta Knit Love My Jeans, che trovo sia un cotone Sì, super. meraviglioso, questo qui. Nel colore lime, e anch'io la Cokie della Ito nel colore parchment, molto bello. Bene. Bene, Bene. Io la proseguo. sbrogliamo. Modo da sbrogliamo. Fateci Bellissimo. sapere anche voi come preparate le Le vostre vostre valigie, knitting bags, esatto. se date priorità alla
borsa della maglia, se Quali siete come Fede progetti molto mirate, ve ne porterete? portate uno e Che tendete a fare brava. quello, se siete disperati come me, Sì, oltretutto io ne portate tutto. approfitto anche se qualcuno di voi è già stato in Malesia e ha degli yarn shop da consigliarmi tra Singapore e Kuala Lumpur, fatevi avanti perché io sto cercando come una disperata e sto trovando pochissimo. Non so se perché magari non funziona tanto la comunicazione su Instagram, su queste cose qui, però ho trovato solo una ragazza a Singapore che però tinge a mano in casa e ha uno shop online, quindi non ha un negozio fisico da andare a visitare e invece mi piacerebbe fare questa esperienza, per cui se Hai avete qualcosa provato da su consigliare. No, non Ravelry? ancora, in realtà, Perché i però gruppi di Ravelry in genere sono quelli più più attivi, attenti anche. sì, cioè soprattutto i meeting, proprio i knit café, in genere la comunicazione spesso all'estero avviene all'interno di Ravelry, quindi Ah, degli ok. incontri, puoi Allora ci provare anche lì. guarderò, ci guarderò. Bene. Sì. Non sapevo sta cosa. Vi farò sapere. Bene, Va fateci bene. sapere quali sono i vostri progetti, se avete realizzato qualcuno Sì, di quelli che vi abbiamo presentato, fatecelo sapere, vogliamo vedere la vostra esatto. versione. Dai. Allora, buone Buone vacanze a tutti quanti vacanze, e ci ci rivediamo vediamo a a settembre, settembre con tante tante riposatevi, novità, con preparate tante tante le novità, sì. In agosto vi daremo anche qualche altra manine. Esatto, notizia, notizia come sempre sempre io. dalle località varie. Di Di vacanza. vacanza. Grazie a Bene, tutte, grazie. grazie di averci Ciao. ascoltato. Ah, io ho già Ciao. salutato. Ciao. 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 Ciao.